Sono Robert Pettena, sono italo-inglese o alcuni dicono anglo-italiano. Comunque sono nato in Inghilterra, ho fatto una breve istruzione in Inghilterra, poi mi sono spostato in Italia e ho studiato nell'Accademia di Firenze, poi una piccola parte ho fatto alcune esperienze anche all'estero, in Inghilterra, in Germania, così. Attualmente insegno all'Accademia di Belle Arti. Continuo la mia attività artistica che ruota un pochino fra la fotografia, l'installazione e la performance come idea, come cosa. E principalmente quello che sto facendo qui in Manifattura Tabacchi è tutor e seguendo questi sei giovanissimi artisti, tutti provenienti da varie esperienze, dalle varie accademie italiane. Quello che ho visto nel loro modo di partecipare, di lavorare, è che c'è stato un bellissimo clima, una bellissima unione di intenti. Vabbè, è chiaro che lo spazio, questo luogo che è la Manifattura Tabacchi, è una struttura, è un pezzo di storia che condiziona profondamente il modo di operare e di lavorare di questi ragazzi, quindi questo è determinante. Infatti sono usciti vari lavori in cui le riflessioni sul luogo, sullo spazio, sull'architettura, sulla memoria sono ricorrenti. Vedi il lavoro di Mohsen che può sembrare fortemente orientale, orientaleggiante. In realtà c'è una contaminazione con l'idea di produrre queste sculture con residui, calcinacci, parti dell'intonaco, degli interni di alcuni di questi spazi della Manifattura Tabacchi, oppure l'esecuzione sommaria che hanno fatto i nazisti sull'esterno di uno degli edifici dove sono stati uccisi diverse persone e sono rimasti ancora questi proiettili o questi fori dei proiettili nelle pareti. Qui Stefano Giuri ha pensato bene di fare dei calchi e rifare emergere questo pezzo di storia, questo dramma. Oppure l'idea anche di unione, di comunione di intenti che potrebbe esserci in un grande edificio come questo, con tutti gli operai, con tutte le persone che lavorano qua dentro o che hanno lavorato, e che sicuramente hanno avuto dei momenti anche di festa, di distrazione, di svago o di condivisione di piacere. Vedi allora il lavoro di Matteo Coluccia che proprio si presenta con questa idea di festa, e questa festa è una festa che può avere tante origini, può avere tantissimi significati, perché è la festa come la intendono i giovani ora, che è il party. Però può essere la festa anche delle varie ricorrenze religiose o le varie festività, e questo fa immaginare anche questo luogo come veniva scansionato il tempo con i giorni di festa, con i giorni di riposo, quindi questa idea dei turni e dei momenti in cui uno può pensare ad altro, che quindi rientra nella parentesi della festa. E anche qui risentiamo il contatto diretto con il luogo. Joelle ti fa un lavoro in cui c'è una riflessione sulla mappatura, della mappatura dei luoghi, la mappatura di questo enorme edificio, è incredibile, è una città, una piccola cittadella. Organizzata molto bene, anche con una visione architettonica molto elegante. Infatti, Joelle ha pensato proprio di fare una topografia con questi bassirilievi in gesso, rifacendo emergere questi equilibri degli spazi, dei pieni e dei vuoti. Un'altra volta c'è una riflessione. La Lori Laco, che ha fatto un lavoro anche lei, cui la memoria è fortissima, perché quest'idea di trovare sempre un ritaglio di tempo con la famiglia. Qua dentro quanti erano gli operai, quante erano le famiglie che si univano, si incontravano o che hanno passato
l'80% della loro vita qua dentro. Lei fa una interessante riflessione che ha a che fare anche con le derive, con l'idea di fuga che ci può essere dal tran tran quotidiano, quindi il suo fondale, che è un fondale quasi neutro, che è un fondale che può riprendere un'idea di responsabilità sulle cose, invece emergono questi due braccioli e sono un po' questa idea di salvataggio, di fuga, di memoria che tende a vedere un'altra visione delle cose, uno spazio che è lontano da quello che viviamo, un'idea di sì, fuga, ma anche di profonda immaginazione nelle cose. E poi infine c'è il lavoro della Tania, che per me è come un archivio molto rigoroso di volti, di persone, di cose, come se fosse proprio l'archivio di chi è passato, attraversato questo luogo. Insomma, quindi queste sono l'unione di tutti questi lavori e di tutti gli artisti che hanno riflettuto su questo luogo. Sì, sono fissato per un appuntamento a Casablanca per cambiare sessualità e sono molto diversi, ora si vede, si vestono in modi molto stravaganti e così. Poi non capisco perché la Lori vada sempre in giro con i braccioli e mostra innamorato dei suoi fiori, sì, sono cambiati tanto. Sicuramente le ha influenzate, ma quello è inevitabile. Ogni workshop, la cosa incredibile, era veramente diversissimo. Modi di procedere sulle cose totalmente diversi, modi di interpretare anche i processi creativi, modi di vedere anche le strategie, che ci possono essere strategie economiche legate al mercato dell'arte, chi più politicizzato, chi più una visione della vita in senso più universale delle cose. Quindi sono state esperienze molto divergenti anche. E questo ha permesso sicuramente a molti dei ragazzi di poter anche prendere da ognuno qualcosa o anche rifiutare da ognuno qualcosa. Quindi anche un modo di selezionare, di togliere, nello scolpire una propria personalità è anche un modo di capire di questo non vorrei farlo, questo non è nelle mie intenzioni, quindi permette di chiarirsi molto di più, di riflettere molto di più sul proprio lavoro. Se andiamo a vedere le residence per artisti sono tutte un po' diverse, ognuno ha una sua forte connotazione che è legato al luogo molto spesso, quindi ognuno ha un modo diverso di agire, questo è sicuramente totalmente diverso da altri, che è un po' come residence, è un apripista, perché è l'idea di fare delle residence dove abbiamo tantissimi workshop, dove sono stati invitati tantissimi artisti, sono stati quasi bombardati volutamente da un input molto serrato di idee e progetti. Ci sono alcune residence che c'è molto più un lavoro solo di riflessione, ci sono residence in cui non raggiungi nemmeno la produzione di un lavoro finale, ci sono residence che molto brevi, ce ne sono altre che invece che durano 2 o 3 anni, sono molto diverse l'una dall'altra, ognuna ha un format molto diverso, oppure in alcune residence c'è una sorta di premiazione all'interno delle residence e poi viene esposto e prodotto il lavoro solamente di quello che ha vinto nel risultato finale del progetto. Ci sono molte declinazioni sul lavoro e sulle residence. Io sono abbastanza gratificato, sono abbastanza contento di come siano andate le cose, sono contento che è uscito fuori anche una cosa piuttosto originale. Il fatto che ogni workshop in qualche modo ha tirato fuori un progetto condiviso fra gli artisti, giovani artisti e l'artista invitato, ecco, questa è una cosa nuova. Per una residence diciamo che è veramente una cosa nuova e non è stato fatto con un solo workshop. Tutti i workshop hanno portato poi alla fine a un lavoro finale fatto insieme. E la cosa interessante è perché non è più autoriale il lavoro. Forse questa cosa
è abbastanza innovativa per una residence ed è veramente diversa rispetto a tutte le altre residence che ci sono in giro. Per quanto riguarda la mostra, sono usciti questi lavori che sono dei lavori di gruppo e non sono lavori di singoli artisti. In più ci sono anche i lavori di ogni ragazzo. Alcuni sono riusciti a sviscerare un lavoro, un progetto completamente nuovo che riflette completamente sullo spazio della manifattura tabacchi. Altri sono lavori che invece sono anche delle riflessioni su dei modi di operare che avevano già in passato, ma approfonditi con uno sguardo più maturo. Questo sicuramente è interessante vedere, perché un'idea è vedere un portfolio, vedere un piccolo lavoro e vedere poi invece espanderlo nella manifattura tabacchi e fare uno spazio dedicato alla mostra proprio completamente. Un'altra cosa incredibile è che viene completamente cambiato lo spazio. Questa disponibilità della manifattura di cambiare sempre e stravolgere completamente lo spazio è una cosa abbastanza incredibile, non è da tutti. Secondo me è cambiato molto, perché prima il modo di fare il residenzo o il curatore così aveva una gestione sugli artisti molto più diretta e si creavano quasi delle scuderie. Il curatore selezionava una serie di artisti che poi portava avanti bene o male sempre quei lavori. Invece dopo sono cambiate le cose, negli anni 90, verso il 2000 così, i curatori hanno cominciato a lavorare su progetti, quindi l'idea di fare un progetto era già un modo di scolpire un'opera d'arte dal curatore stesso, e questo ha cambiato anche il loro intento e il modo di approcciarsi con gli artisti. Gli artisti servono per costruire il progetto del curatore. Da una parte è estremamente positivo, perché ha allargato le maglie, ha dato più possibilità a molti artisti di partecipare ai vari progetti. Dall'altro, vabbè, c'è anche un po' di dispersione in queste cose, perché poi l'artista stesso deve diventare un grande promoter di se stesso. Non c'hai più il curatore che ti segue e fa questo lavoro di promuovere il tuo lavoro, ma lo deve fare l'artista stesso. In questo senso è cambiato, non è più il demiurgo il curatore o il direttore o il tutor, no, non lo è. Ha un ruolo in cui cerca di mettere in connessione più realtà possibili e di far riflettere su questo e dar possibilità di espandere queste possibilità. Come artista, vabbè, ti dà un sacco di stimoli, me l'ha date nel senso che come artista ho cercato di dare dei maggiori strumenti ai ragazzi. Come persona io non ho questa distinzione, non la vivo mai, perché forse i miei genitori fin da piccolo non mi hanno fatto percepire questa distinzione. In questo senso sono rimasto legato a un passato come quello di Joseph Beuys. Non esiste una differenza tra persona e artista. Oggigiorno in Italia investimenti su edifici come questi non sono così comuni, perché ancora l'architettura razionalista ancora non ha preso così piede come tutto il resto. Gli investitori in questo settore sono pochi, pochissimi. Quindi già sorprendente il fatto che c'è stata la buona volontà di prendere in mano e di fare un progetto. L'idea che di questa partenza per la riqualificazione di questa zona, anche con l'attenzione, lo sguardo degli artisti, secondo me fa sì che tutto quello che viene sviluppato al suo interno possa prendere anche una piega in cui tanti dettagli, tante cose, si può avere una maggiore attenzione. Sono progetti molto belli, che poi la cosa più importante sarebbe che
potessero continuare, che venisse tutelato in qualche modo l'idea di una progettualità, di una ricerca artistica all'interno di questi luoghi, perché molte volte sono solamente delle scintille iniziali che poi dopo terminano nel momento in cui il luogo è stato ricostituito, riqualificato totalmente, che non c'è più questo input iniziale. Non era una brutta idea di fare anche una fondazione che possa in qualche modo mantenere questa idea di ricerca nel campo delle arti. Mi aspetto che in ogni studio ci possa essere una piscina e tanti, tanti luoghi dove poter dormire, mangiare, divertirsi, fare festa. Mi aspetto sicuramente che le cose possano essere più fluide, più facili da realizzare, più snelle, questo sicuramente. Mi immagino qui delle residenze invece in un momento più primaverile, più caldo. Secondo me le stagioni, il modo di procedere cambia moltissimo anche il modo di lavorare, di procedere. Questa è una cosa che magari mi piace immaginare, come potrebbe essere in una stagione diversa.